Una buona serata a tutti, bentornati per l'ultima edizione di oggi di Speciale News, rigorosamente dedicata ai mondiali di calcio. La cerimonia di apertura della 20ª edizione si sta per concludere, tra poco meno di mezz'ora il calcio d'inizio con Brasile e Croazia allo stadio San Paolo. Ma il pomeriggio è stato caratterizzato anche da una serie di scontri tra polizia e dimostranti proprio a San Paolo, e tra l'altro un gruppo di Black Bloc si è infiltrato alla manifestazione dei lavoratori della metro di San Paolo. Nello stesso punto sono stati feriti tre giornalisti, due della CNN ed un operatore brasiliano. Tra l'altro elicotteri della polizia militare hanno sorvolato la zona degli scontri. Poi, secondo le prime informazioni, la polizia militare di San Paolo ha caricato una manifestazione di protesta dei lavoratori davanti alla sede del sindacato di categoria. Un'altra manifestazione però in modo pacifico si sta svolgendo anche a Salvador de Bahia, dove domani è in programma Spagna-Olanda. I manifestanti stanno protestando in maniera pacifica sotto una pioggia battente. Adesso parliamo anche della nazionale azzurra di Cesare Prandelli, che si appresta a esordire nel mondiale nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno a Manaus contro l'Inghilterra. Mentre continuano le polemiche furibonde sul mando dello stadio giudicato pessimo dopo che un giornale inglese aveva diffuso le foto del pessimo stato di condizione del terreno di gioco di uno degli stadi brasiliani. Tra l'altro, è notizia proprio di circa un'ora fa, uno degli azzurri del Ciglio è stato sottoposto ad alcuni controlli in ospedale e naturalmente nelle prossime ore si cercherà di verificare come sarà la situazione. In chiusura ricordiamo che questa testata sta seguendo da oggi il Mondiale di calcio fino al 13 luglio con tre appuntamenti: il principale Radio Sport Brasile 2014 alle 12:30 ogni giorno, poi naturalmente un'ampia pagina sportiva nelle edizioni di Speciale News delle 13 e delle 21:30 e in occasione delle partite della nazionale. L'edizione in particolare delle 21:30 sarà tutta dedicata alla nazionale italiana. Bene, è tutto per quanto concerne la nostra giornata di informazione. Prossimo appuntamento dunque domani alle 12:30 con Radio Sport Brasile 2014. Grazie per l'ascolto e a tutti un buon proseguimento di serata.